Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi mostro le due modifiche che ho fatto all'impianto di irrigazione automatizzato, quello a energia solare. Intanto volevo ringraziare tutti gli utenti che hanno visto il video, che mi hanno fatto i complimenti e vi ringrazio molto. Allora, su consiglio di un visitatore, ho fatto una delle prime due modifiche, ovvero ho messo le ventole, quella in aspirazione e questa in uscita. La lavorazione su questo scatolone è stata un po' difficoltosa perché è plastica dura, come la toccavo si rompeva in mille pezzi, quindi poi mi sono dovuto arrangiare con della colla a caldo, insomma, ho messo delle toppe. Non è un bel lavoro, però d'altronde ha i suoi anni questa scatola, ormai si è seccata la plastica ed è difficile da lavorare. Avrei dovuto utilizzare un qualcosa a caldo per tagliarlo, ma qui in mezzo al campo non ho nulla. Il secondo problema invece, me ne sono accorto io dopo utilizzandolo, e di questo mi dispiace, nulla di che, però è stato un problema più che altro concettuale. Vi spiego il problema. Per utilizzare il temporizzatore, questo qui, il temporizzatore funziona se a monte c'è una corrente sempre attiva, infatti quando si attacca al muro la corrente c'è sempre e lui apre o chiude il circuito. In questo specifico caso la corrente era erogata dall'inverter, quindi l'inverter avrebbe dovuto essere sempre acceso e non va bene, pur non consumando corrente perché il carico era scollegato, perché finché lui non chiude il carico è scollegato, quindi mi consuma veramente pochi watt, ma era un problema di fondo che dovevo affrontare e dovevo risolvere. Quindi cosa ho fatto? Avevo bisogno di un qualcosa che a valle dell'inverter mi chiudesse il circuito e quindi mi facesse partire l'inverter. E quindi mi sono affidato a questo relay temporizzato. È un relay temporizzato a 12 volt. Poi vi metto tutte le schede tecniche dove acquistarlo se vi interessa. Almeno vi guardate le caratteristiche. Sul blog vi metto tutto quanto, lo aggiungo all'articolo. Questo relay temporizzato si interpone tra il più 12 volt, che è la batteria, e l'inverter. Si può programmare una volta al giorno o anche più volte al giorno. Io adesso gli ho detto di accendersi per 7 minuti dalle 11:35 alle 11:42 per fare una prova e si è acceso correttamente. Contemporaneamente, oltre all'inverter, si accendono le ventole di raffreddamento interno. Ora ho appena finito l'impianto, devo ancora mettere a posto i fili, devo sistemare la posizione corretta del temporizzatore, però così il circuito è completo. Le ventole consumano pochissimi watt, sono silenziose, non che questo abbia importanza in aperta campagna, però fanno la loro parte. Sono ventole da PC, il cavo giallo e il cavo tachimetrico che va sulla scheda madre. A noi non interessa in questo caso, quindi l'ho scollegato, l'ho tagliato, l'ho messo da parte. Che non si sa mai che un giorno smonto tutto, questo lo riutilizzo su un computer. Altre cose da dirvi non le ho, spiego solo brevemente l'impianto elettrico che ho fatto. Allora, mi sono affidato al circuito di connessioni, ecco, 42, staccato, adesso mi avvicino e vi faccio vedere, se vedete, era partito a 35. A seconda di come lo si vuole utilizzare, vi sono tre tipi di connessioni. Innanzitutto, vi dico che questo lavora 12 volt e gestisce fino a 220 volt in uscita con un carico massimo di 2000 watt, di 2 kW, quindi più che sufficiente. Io lì ho 1500 watt teorici, in realtà il mio carico è rappresentato dalla pompa e la pompa sono 250 watt, quindi ne ho d'avanzo. Vi dicevo, qui ci sono tre tipi di connessioni, io ho utilizzato il primo, quindi cosa è successo? Sono entrato col neutro sul meno del temporizzatore, poi sono entrato con il più della batteria, sempre sul temporizzatore, quindi abbiamo più e meno sulla parte sinistra. Sulla parte destra sono entrato con un altro più della batteria e sono uscito col più che va all'inverter. Quindi in questa configurazione entro con due positivi. Dicevo, la quarta uscita è quella che va all'inverter ed è positiva. Dopodiché l'inverter prende il negativo direttamente dalla batteria. Tutti i fili sono doppi, li ho rinforzati tutti. Rispetto a prima, che l'inverter, se vi ricordate il video, aveva il negativo con un filo solo, ma da 3 mm, ho messo tutti i fili doppi da 2,5 mm. La programmazione, se dovete acquistarlo, è un po' laboriosa, ve lo dico subito. Io ci ho messo un po' e ho continuato a resettarlo perché probabilmente è anche un po' difettoso. Leggevo in giro le recensioni su questo temporizzatore, costa poco, costa 10-15 euro, ma vale quello che costa. Se funziona, funziona, ma è problematico da programmare perché spesso si blocca, bisogna resettare, ricominciare da capo. Quindi tutto sommato mi è andata bene perché funziona. Adesso lo sistemo in qualche punto.
e con questo dovrei aver risolto qualunque problema. Il prossimo step è quello di mettere un sensore pioggia, che se piove ovviamente lui non fa partire il circuito, e un sensore di quantità d'acqua troppo bassa, in modo tale che se non c'è acqua il circuito non parte e quindi la pompa non si rovina, perché attualmente lei parte sempre. Quindi anche questo bisogna tenerne conto. Se dovete fare questo impianto e se avete solo una tannica di piccole dimensioni come questa è da 1000 litri, usandola tutti i giorni, ma al tempo di 2 settimane, poi a seconda ovviamente di quanti minuti l'ho utilizzato ogni giorno, in un paio di settimane, 2 o 3 settimane finisce, quindi bisogna sempre tenerla sotto controllo. Bene, adesso finisco di mettere a posto i fili perché così non mi piace, sistemo bene il tutto. In chiusura vi faccio solo vedere un attimino come ho aggiustato i fili, nulla di che, ho usato un po' del nastro, quello che mi sono trovato dietro al momento. La parte esterna però non vi ho fatto vedere, adesso l'interruttore ovviamente non serve più, al momento l'ho lasciato, poi lo toglierò. Qui ho messo delle griglie, giusto per non far entrare foglie o animali o quant'altro, perché quando girano le ventole ovviamente il rischio è che qualcuno si faccia male. Niente, per il resto l'impianto è tutto qui. Ho fermato l'orologio, ha la sua plastica di protezione incorporata. Ah, una cosa non vi ho detto: ha il pulsante manual, quindi voi potete fare le prove se volete. Basta schiacciare a prescindere dalla programmazione: si schiaccia una volta, si accende tutto quello che è collegato, si schiaccia e si spegne. È molto comodo. L'ho preso anche per questo, devo essere sincero. Bene, è tutto. Vi ringrazio per essere stati con me. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.